Devo aggiornarla al computer e vederlo un po'. Ma il fatto è che hanno messo troppi eroi, ma più che troppi eroi, gliela voglio da buono. E troppe modalità. Non, certe volte entro in una modalità e non capisco neanche come ci sono entrato, non ci riesco a rientrare. E soprattutto hanno messo le skill degli eroi troppo intrecciate. Iniziano ad avere più senso. Questa è una cosa che ho anche già detto in altre live. Cioè, se uno 3, prendeva 2, il 1, Duca Zucca, via! aumenta velocità e potenza d'attacco. Prendeva Vlad, aumenta. Gira su se stesso, fa il vortice ogni tot secondi che fa tot danno. Ma gli eroi adesso, cioè, incomprensibile, veramente. Vola 2-0. Qui ci dà Bowser. Ma se si mette vicino al bordo è proprio stupido. Ma ti pesto un po' con l'altro personaggio. Vai lontano da me. Vai lontano da me. Beccati qua. No. Vola. Ma sono volato io. Aspetta un secondo che leggo, così finita. Sì, è vero, infatti non fanno nemmeno i tutorial e praticamente se ci rientri come me, che ho lasciato per un tot di tempo e poi ci rientri, è letale, cioè non ci capisci più un cazzo. Oltretutto anche troppe cose, cioè una volta gli eroi salivi di livello, gli emblemi, due cazzate, cioè ci stava. Adesso hanno 900 tipi di potenziamenti e non si capisce più veramente niente. Oltretutto è palese che li abbiano fatti solo ed esclusivamente per far comprare di più ogni singola cosa. Quindi un po' ha perso parecchio. Giochicchio a Clash of Clans, ma anche lì ho un po' abbandonato perché quel poco tempo che ho mi spacco alla Wii o a Call of Duty. Fa così, faccio intanto quest'ultimo combattimento. Lo hanno, sì, quel gioco, quelli un po' troppo innamorati dei soldi.
per carità, l'oggi uno lavora per fare soldi, però ci vuole anche una certa, diciamo, etica tra virgolette, soprattutto nei giochi. Cioè, logico che tu ci devi guadagnare, ma è logico anche che se fai un gioco lo devi rendere giocabile e divertente indipendentemente dai soldi. Cioè, che per carità uno compra, e però lo devi fare un po' con abilità questa cosa, mentre loro, diciamo, spudoratamente, cioè stanno lì a buttarti addosso roba su roba a pagamento. Poi le cose che hai comprato prima spendendo un botto non ti servono più a un cazzo, perché ne cacciano una il triplo più forte. È un modo un po' triste.